Ma buon salve a tutti, buon salve a tutti. Oggi sono tornato con un video dalla madrepatria Russia. Come mai? No, perché così avevo voglia di rivedere un po' cosa succedeva in Russia nel frattempo, sai? Mi mancavano un po' quei memini, quelle robe a tema russo. Era da un po' che non portavo video di questo genere. Prima di iniziare, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi su tutti i social possibili e immaginabili, che trovate i link in descrizione, ovviamente, mi raccomando. Detto questo, direi di iniziare con un giorno normale in Russia. Un titolo, una garanzia. Iniziamo con una babushka che fa la bottle flip ed è swag. Grande nonnina, grande babushka. Ma che cazzo? Sto tizio mi ricorda quello di crudo cotto e mangiato che fa più o meno le stesse robe. Può essere che anche lui proviene dalla Russia. Ma è un artista! Sa imitare perfettamente un suono. No! Questo è il nuovo modo di fare VR! Montagne russe VR! Ecco come si fa! Un modo alternativo! Oh, mi piace! Devo dire, sono ingegnosi! Ok. Ma è un cane o un gatto? Che cacchio è? Ma che cazzo? Ma che cazzo! No, vabbè. No, io non ho parole, guarda! Non ho parole! Ma. Spero facciano finta, spero si stiano allenando. Non vorrei si picchiano veramente, sti qua. Ma poi a vederlo sembra un monaco prete contro tizio a petto nudo. На пачках сигарет все время пишут, курение убивает. Почему на водке такое не пишут? Ovviamente un po' di vodka è importante in Russia, la vodka. А зачем на водке писать курение убивает? Маги. Beh, praticamente è la versione, diciamo, russa del Napoli, ecco. A Napoli abbiamo tizi che cantano neomelodico, in Russia abbiamo questo tizio. Ricorda un po' Franco Gioia, no vabbè, forse è meglio Franco Gioia. Però dai, canta bene. Beh, devo dire che non è molto diverso dall'Italia, la Russia. Oddio, prevedo un disastro. Siamo sicuri che sono tutti sobri qua, con la vodka che c'è in giro. Ma che cazzo? Ecco, avevo detto che non erano tutti sobri. Ed è successo anche un macello. Ho previsto tutto, ho previsto tutto. Ok, un signor gatto. Ma che cazzo? Non ho mai visto un gatto fare un salto del genere. Ok. No, no, cosa fa? Spero non si stia buttando lì dentro. No, no, non credo facciamo una pazzia del genere. E invece lo fa, e invece lo fa. Ma è fango quello, è. Ma che schifo! Ma come? Non è possibile. Ok. Signora, c'è una tempesta, non so se ne sta rendendo conto. Niente, la signora va tranquilla. Oh, tipica festa in Russia. Ma sto tipo non ha le gambe! Ma che cazzo? Oddio, sta uscendo il leone marino! Anzi, sta entrando! No, no, si sta fottendo il cibo! Ma che cazzo? Sì, non credo lo scacciate in questo modo. Secondo me fate più il contrario. Oh, questa è tipica festa russa! Ah, un po' di musica popolare russa!
Manca solo il tipo che suona la fisarmonica per terra. Ma poi come cacchio suona? Ma adesso mi sono reso conto, invece delle bacchette usano una mazza di legno e un cucchiaio per suonare. Ingegnosi. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che è una festa privata russa con gente buttata per terra praticamente? Un rave abusivo, ecco, con una tizia che canta. Non so, non credo sia molto positivo fare questa roba, sniffarsi la neve. Tutto ok? Signore? Signora, non so chi esso sia. Va bene. Ma perché? Così, a caso, mettiamoci la faccia dentro la neve. Giustamente. Ha creato un'opera d'arte, però, c'è da dire. Ecco, in Russia fanno anche questo, si allenano direttamente con gli aerei. Ma come cazzo dorme questo? Com'è possibile? È fisicamente impossibile una roba del genere. Se l'avessi fatto io mi sarei spezzato tutte le ossa. Ma che cazzo? Ma perché? Perché tu trovi un tizio che è curvato in sto modo? Vabbè, la fisica lì non esiste. Oddio no, no. Queste sono le invenzioni russe, l'ingegnosità della Russia. Cioè, utilizza una macchina per fare questa roba, le ruote di una macchina. Cioè, utilizzare un montacarichi no, era troppo costoso a quanto pare. Ma sai, la sicurezza prima di tutto. Cioè, siamo in Russia. O si spaccherà e cadrà a terra con la finestra, o succederà ben altro. Ah no, non è successo nulla. Ma che cazzo? Non me ne ero proprio accorto del tizio dentro. Dovrebbero essere delle giostre queste. Più che giostre mi sembrano torture del medioevo. Ora avete capito perché ho detto la sicurezza prima di tutto in Russia. Questo è prova a non farti male challenge, prova a non morire challenge. Vedo che va molto di moda questa roba in Russia, sia con le altalene che con sto robo. Ok. Слушай, Сэм, ну смотри, как бы это, как бы это, может опасно для здоровья быть. Va bene, va bene. I russi sono pazzi, i russi sono pazzi. Si fanno del male da soli. Аккуратнее, аккуратнее, подожди, ты. Mi sa che non finirà bene questa cosa. Ho molta paura. Io non farei mai una cosa nella vita, mai fare una cosa simile. Che poi è tutto abusivo, è tutto abusivo. Cioè si potrebbe staccare da un momento all'altro quel coso. No, no, già ho visto una pizza bruciata. Un soffiafoglie finisce male. Ah no, non è un soffiafoglie, è direttamente la smerigliatrice. Peggio ancora. E beh, giustamente, che fai? Lo butti la pizza? No, sono poveri in Russia. La smerigliano e ci tolgono la parte nera, giustamente. Saporita è sta pizza, sa di ferro. Ma che cazzo. Ok, se lo facessero in Italia una cosa del genere, cacciati a priori, cacciati a priori. Va bene raga, vabbè, che dire, questa è la Russia. Anzi, devo dire che ultimamente sono diventati un po' più calmi in Russia. Prima facevano anche di peggio, sparavano bombe, ballavano, si ubriacavano. Questo mi sembra una giornata abbastanza tranquilla in Russia. Se volete altri video di questo genere, lasciate tanti bellissimi like, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, importante, seguitemi su tutti i social. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima, chissà se in Russia, chissà dove, lo scopriremo soltanto vivendo.